sono iscritta in palestra da più di 2 anni ormai e in questi 2 anni ho imparato una cosa molto importante, e cioè che a settembre e a gennaio il numero di iscritti aumenta come i funghi dopo la pioggia. Ma una cosa ancora più importante che ho imparato è che entro la fine del mese metà di questi nuovi iscritti spariranno dalla faccia della terra. E allora in questo video ho deciso di condividere con voi le 10 cose che io ho imparato sulla mia pelle per far sì che voi non siate tra quelli che abbandoneranno. Il primo punto, è forse il più importante per chi sta iniziando, è capire che nessuno è veramente lì per guardare voi. Le persone che si allenano da tempo in palestra sono troppo concentrate su se stesse e sui propri progressi per poter dedicare un po' del loro tempo a voi o perdere del tempo per criticarvi o ridere di come non siate in grado di eseguire anche un solo push-up. Per cui mettetevi l'anima in pace e cominciate subito a lavorare, perché prima inizierete, prima comincerete a notare i primi risultati. E questo ci porta subito al secondo punto, che vorrei che fosse chiaro per tutti, che i risultati non arrivano così, in un secondo. Prima vi mettete a lavorare e prima vedrete il vostro corpo cambiare. Non ho l'intenzione di demotivarvi e dirvi che ci metterete una vita per vedere un po' di addominali o un po' di definizione sul vostro corpo, però io ci ho messo 3 mesi per vedere i primi risultati, per cui è vero che siamo tutti diversi e per qualcuno è più semplice e per qualcun altro è più difficile, però se nel giro di una settimana non raggiungete il vostro obiettivo è normalissimo, il vostro corpo ha bisogno di tempo per iniziare a trasformarsi veramente, per cui abbiate pazienza, lavorate sodo e non perdete mai la motivazione, soltanto in questo modo riuscirete a vedere dei risultati e un vero cambiamento. Solo per il fatto che hai cominciato la palestra a settembre vuol dire che hai quasi 10 mesi per lavorare sul corpo dei tuoi sogni. Un altro errore che molte persone commettono quando si trovano agli inizi è che pensano di poter raggiungere i propri obiettivi o vedere dei risultati più in fretta allenandosi il più possibile. In questo modo l'unica cosa che otterrai è un corpo che non risponde agli allenamenti, e quindi più sforzo farai e più i progressi tarderanno ad arrivare, perché il riposo è fondamentale. Non puoi pensare di allenarti tutti i giorni senza dare del tempo al tuo corpo per recuperare le forze e crescere. Il quarto punto riguarda un po' più da vicino le ragazze. Ho deciso di includerlo in questa lista perché tutte le ragazze, quando cominciano ad avvicinarsi per la prima volta alla palestra, puntualmente commettono questo errore, e cioè evitare il più possibile i pesi. Io col tempo ho capito che non c'è cosa più sbagliata di questa. Non so perché noi ragazze pensiamo che non appena cominceremo a usare 2 pesi per fare gli esercizi diventeremo degli esseri super muscolosi e svilupperemo delle gambe da calciatore. Io stessa da più di 1 anno e mezzo uso pesi anche abbastanza alti per fare squat, stacchi, hip thrust, ma l'unica trasformazione che ho notato è dei muscoli più tonici e più definiti, e non mi sono ingrossata da sembrare un uomo. Quello che dovete capire è che ci sono uomini che da anni e anni alzano pesi e mangiano quello che voi non riuscite neanche ad immaginare per crescere i muscoli, e fanno ancora fatica a raggiungere quegli obiettivi di cui voi avete tanto paura. Quindi smettetela di aver paura dei pesi, perché poi c'è da dire che le donne e gli uomini sono diversi anche a livello ormonale, per cui per diventare una donna super muscolosa dovrei lavorare veramente tanto e non succederà così facilmente come tu possa pensare. La quinta cosa importantissima che ho imparato, ma che fortunatamente mi riguarda solo in parte, è lo stretching. Ho notato che molte persone sottovalutano l'importanza dello stretching nel loro percorso. Dico che mi riguarda poco perché io fin dall'inizio ho cercato di concludere ogni sessione di allenamento con lo stretching, perché facendo stretching aiutiamo i nostri muscoli a recuperare più in fretta e limitiamo anche i dolori post allenamento. L'ennesima cosa che ho imparato sulla mia pelle è che gli addominali vengono fatti in cucina attraverso un'alimentazione sana, corretta e il più pulita possibile. Io all'inizio pensavo di poter ottenere
degli addominali scolpiti correndo il più possibile e mangiando meno carboidrati, ma questa è la cosa più sbagliata in assoluto che si possa fare, perché la combinazione tra tantissimo cardio e pochissimi carboidrati uguale a pancia morbida. Lo so che è una cosa che può sconvolgere molti, ma credetemi, io l'ho fatto e mi sono resa conto che questa è la strada sbagliata. Uno dei modi migliori per ottenere degli addominali scolpiti è mangiando sano, pulito e abbastanza, e integrando con una o due sessioni di HIIT a settimana per bruciare il grasso in eccesso più in fretta. L'ennesima cosa che ho imparato in questi 2 anni è l'importanza dell'alimentazione. Lo so che si dice tanto in giro, l'avrete sentito probabilmente da 1000 persone, però non viene detto mai abbastanza, perché a me più volte è stato detto mangia, perché se non mangi non otterrai mai dei risultati, ma io spesso ho fatto il contrario, cioè pensavo che mangiando di meno avrei ottenuto dei risultati più in fretta, e questo è sbagliatissimo, perché non mangiando non dai al tuo corpo tutto quello di cui ha bisogno per crescere, e quindi se tu non nutri il tuo corpo mangia i muscoli e questo ti impedirà di ottenere dei risultati. Io questo l'ho capito con il tempo, e probabilmente se l'avessi capito un po' prima oggi avrei raggiunto dei risultati migliori. Siamo arrivati all'ottavo punto e ammetto che è una cosa che dovrei imparare anche io, cioè io questo l'ho capito ma faccio ancora fatica a rispettarlo, e cioè il sonno. Ragazzi, insieme allo stretching e al giorno di recupero, il sonno è una delle cose più importanti per chi si allena. Soltanto il sonno permette al muscolo di rigenerarsi, di crescere e svilupparsi, altrimenti i risultati li puoi salutare. Sì, li otterrai, ma saranno molto minori delle tue potenzialità e li vedrai arrivare molto più lentamente. La nona cosa è quella che le ragazze fanno più fatica a capire, è che hai bisogno di tantissimi muscoli per bruciare i grassi. Per cui cerca di avere come primo obiettivo quello di costruire muscoli e quindi trasformare i grassi in massa muscolare e non semplicemente bruciare i grassi e perdere peso. Perché non è un segreto che 1 chilo di muscolo occupa meno spazio di 1 chilo di grasso, e poi durante gli allenamenti più muscoli hai e più facilmente bruci i grassi. E poi cosa da non sottovalutare è che se il tuo obiettivo è semplicemente di perdere peso e quindi ti focalizzi soltanto sul cardio e comunque sul bruciare il più possibile senza costruire un muscolo, ti ritroverai a un certo punto inevitabilmente ad avere un corpo flaccido, perché se al posto del grasso non ci metti del muscolo e non tonifichi il tuo corpo, avrai solo della pelle vuota e non penso che sia un bel vedere. L'ultima cosa della mia lista, ma quella che dovrebbe essere la prima cosa che farete voi alla fine di questo video, è buttare via la bilancia, perché i risultati non possono essere misurati con la bilancia. I progressi dovrebbero essere misurati attraverso le foto, perché soltanto attraverso una foto puoi capire come sei migliorato rispetto al punto di partenza, e perché 1 chilo di muscolo è diverso da 1 chilo di grasso, e questo lo capirete soltanto con il tempo e soltanto facendo foto. E con questo chiudo la mia lista, anche se ci sarebbero tantissime altre cose che ho imparato con il tempo, ma per iniziare possono bastare anche queste 10 cose, e sono convinta che se comincerete a capire almeno queste 10 cose, sarà molto più semplice per voi raggiungere dei risultati e ridurre la frustrazione che arriva quando non si riesce a raggiungere i propri obiettivi. Spero che le cose che io ho imparato in questi 2 anni, che ho deciso di condividere in questo video, possano aiutarvi nel vostro percorso, e se avete altri consigli da aggiungere alla lista sentitevi liberi di farlo nei commenti. Ricordatevi di mettere un like al video se l'avete trovato utile. Io vi mando un grande abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!